L'esperienza è, come quasi sempre nelle giurie, molto interessante il contatto con gli altri giurati, perché in realtà si lega, tranne i casi in cui i giurati litigano a morte, ma non credo che sarà questo il caso, si vedono le cose insieme, se ne discute, si sta molto insieme, è un modo effettivamente per instaurare dei rapporti, ecco. Questa è la cosa più positiva. Poi naturalmente è sempre interessante vedere film che arrivano da tutte le parti del mondo, più o meno. Quest'anno c'è una cosa che sto vedendo, cioè non è proprio finito, ma quasi, ed è che c'è una caratteristica comune in questi film che sembra proprio come anche rispecchiare il ritorno indietro in qualche modo del mondo. Perché sono dei film timidi, molto pudichi nell'insieme, e che riguardano tutti o quasi tutti la difficoltà di ammettere il proprio orientamento sessuale, quindi proprio di trascendere quelle che sono le abitudini ataviche di famiglia, eccetera, eccetera, e di arrivare a una libertà personale vera e propria. No, non è che qui si vedono delle cose che altrimenti non si vedrebbero, perché diciamo che l'omosessualità, la transessualità, eccetera, in questi anni è stata larghissimamente trattata dal cinema e dalla televisione, ci sono delle serie straordinarie, a cominciare ormai moltissimi anni fa da quella serie inglese che si chiamava Queer as Folk. Poi c'è stato Banana, sempre inglese, c'è stata un'altra serie che si chiama Looking, fatto da Andrew Hay, che è regista di 45 anni e di Weekend, che abbiamo portato in sala a Noi della Todora. Insomma, quindi non è che non si vedono queste cose sugli schermi cosiddetti normali. Sì, forse alcuni di questi film non si vedrebbero e non si vedranno, magari. Non c'è una responsabilità del distributore, ci mancherebbe altro. Sì, c'è una responsabilità estetica, diciamo, cercare di non importare delle cose che dal punto di vista proprio sul piano estetico non siano buone, veramente. Ma poi altre responsabilità non ce ne sono. Non si va mai, io non vado mai per contenuti, vado sempre per come vengono raccontate le cose. Poi quello che si racconta è abbastanza secondario, certo che ha un interesse più o meno urgente un certo soggetto piuttosto che un altro, però la cosa fondamentale, che non mi stancherò mai di ripetere fra l'altro, è come si racconta, molto più che cosa si racconta.